Ciao Giulia Ludovica e a tutte le ragazze in studio e buonasera agli ascoltatori di Finalmente Venerdì. Io sono Carlo Alberto, il vostro amichevole barman di quartiere. Vorrei iniziare dicendo che questo è un periodo storico in cui il mondo della miscelazione è messo a dura prova, così come tutti quei luoghi aggregativi che non sono di prima necessità. Non voglio entrare nel merito della questione, non è di mia competenza, quindi mi limiterò a manifestare il mio sostegno verso tutti i colleghi che in questo momento si trovano in difficoltà. Teniamo duro e non smettiamo di credere nella qualità del nostro lavoro. Ma veniamo a noi. In questa prima puntata vorrei parlare del cocktail italiano d'aperitivo più conosciuto nel mondo, lo spritz veneziano, o come viene chiamato erroneamente, spritz. Questo è un errore piuttosto comune, in quanto lo spritz originale, vino bianco e acqua gassata, in realtà è un'invenzione austriaca. Per scoprire la sua storia, dobbiamo tornare all'occupazione del Lombardo-Veneto da parte dell'Austria all'inizio del 1800, quando i soldati austriaci assaggiarono i vini veneti, questi erano un po' troppo forti, così aggiunsero una spruzzata di acqua gassata. Spritz, infatti, viene dal verbo tedesco spritzen, che significa spruzzare. Il cocktail subì diverse trasformazioni nel tempo. Un secolo dopo, nei primi del Novecento, a seguito dell'invenzione del sifone da Seltz, l'acqua gassata viene sostituita dalla soda. Poi negli anni 20 a Padova nasce il cocktail così come lo conosciamo oggi. Ma dobbiamo aspettare il 2011, quando viene ufficializzato dall'IBA, cioè l'Associazione Internazionale dei Bartender, con il nome di Spritz Veneziano, a cui ne seguì la fama mondiale. Oggi esistono diverse versioni, ad esempio con il Select o con il Campari per gli amanti dell'amaro, o con il Saint Germain, l'originale liquore a fiori di Sambuco con cui si fa l'ugo. La ricetta dello spritz veneziano è molto semplice e chiunque può realizzarla a casa propria. Gli ingredienti necessari sono l'Aperol, prosecco, acqua gassata o soda se l'avete, una fettina d'arancia e ghiaccio a cubetti. Oltre a questo avrete bisogno di un calice di vino o un bicchiere altrettanto capiente e una tazzina da caffè che useremo come dosatore. Come prima cosa, mettete il ghiaccio nel bicchiere fino a quasi colmarlo. Più ghiaccio c'è e meno il vostro cocktail si andrà ad annacquare. Non sono io che lo dico, ma la termodinamica. Quindi versate una tazzina piena di Aperol, che sono circa 5 cl, una spruzzata di acqua gassata o soda, prosecco a riempire e infine decorate con una fettina d'arancia. Mescolate delicatamente per non rompere le bolle del prosecco e il drink è fatto. A vostro gusto potete sostituire l'Aperol con il Select o il Campari o con il Saint Germain se volete prepararvi l'ugo, ma in questo caso sostituite la fetta d'arancia con qualche fettina o cubetto di mela. Ho voluto iniziare questa rubrica con lo spritz veneziano perché senza alcun dubbio è il cocktail più gettonato nei nostri bar, ma purtroppo anche il meno conosciuto nella sua storia e composizione. Di cose da dire ce ne sarebbero ancora molte, ma purtroppo il tempo a mia disposizione volge al termine. Quindi grazie a tutti per la vostra attenzione, buona serata e buon weekend e alla salute. Cheers!